maggiormente orientati sugli aspetti filosofici, adesso invece cerchiamo di andare sul concreto. Insomma, Stefano, sono state delle cose settoriali molto, molto interessanti, adesso vediamo magari un esempio di più ampio respiro di quelle che possono essere le applicazioni sul corso. Dopo il Linux Day normalmente voi andate a casa immediatamente, se poi oggi avete visto Jack eccetera, quindi cominciate a staccare la radio, la lavatrice, la cosa, gli spinotti per vedere se potete rifare quello che avevo fatto qua. Non ci riuscirete, perché non ci riuscirò neanche io. Comunque qualcosa delle volte si riesce a fare e qualcosa si riesce a portare a casa di quello che avete visto qua. E allora un'idea che ha avuto Mauro, che ho condiviso subito, era quello di dire, beh, insomma, cerchiamo di metterci nei panni di quello che arriva a casa e che aggiorna il giorno successivo. Bellissimo, eccetera, ma voglio fare qualcosa anch'io, cosa posso fare? E a questo punto ci siamo detto, beh, non arriva qua, voglio Linux, e adesso no. Allora, quali sono le mie esigenze? Quindi la prima cosa che devo chiedermi è che cosa ci devo fare con Linux. E poi su che computer, perché anche lì c'è come dire che devo mettere su un computer, di solito finisce su un computer vecchio, che è quello della sfera che si deve fuori, e cose del genere. Cosa potrebbe mancarmi? Il primo dubbio che nasce, ecco, se io mi metto in Linux sono sicuro che c'è una cosa che mi serve assolutamente che non ce l'ho. No. Questa è un'altra cosa che cercheremo di sfatare. Poi, qual è la distribuzione adatta? Anche lì, abbiamo visto che sono le distribuzioni, che sono, vedremo un tot. E poi l'installazione, chissà che cosa mi chiede, no? Poi a un certo punto, ecco, poi faccio un stampante, dove lo trovo la stampante? Uno si pone anche queste cose qua. E i programmi da installare quali sono? Insomma, a un certo punto è l'aggiornamento, è il supporto, questo è ambiente il supporto, dove sarà il supporto? E come dire uno di qualcuno dice, no, perché invece che sono bravo, so fare sviluppare, so fare questo, so fare quell'altro, vorrei contribuire, ma c'è anche chi vorrebbe contribuire senza saper fare sviluppare, e vedremo che c'è il modo di farlo. Insomma, quali sono le mie esigenze? La prima domanda è, quali sono le mie esigenze? Allora fate il caso di uno che c'è in mano, insomma, le mie esigenze alla fine sono quelle di per un certo punto, fino a un certo punto. Poi ce ne sono altre settoriali, per esempio è ovvio che chiunque di voi ha un PC che andrà in internet, sicuramente, o comunque va ad aprire un programma di scrittura, cioè sono delle cose che fanno tutti. E ci sono delle cose invece che io non penso che tutti abbiano il problema di collegare una chitarra, un sintetizzatore di questo tipo. Ecco, questa per esempio invece un'esigenza settoriale, uno che ha quel bisogno lì specifico, se c'è la roba per quel bisogno specifico, figurarsi se non c'è per quello generalista. E a questo punto mi sono detto, vabbè, andiamo a vedere quali sono i programmi più esatti. Allora sono anche in situazione Softpedia, non ditemi subito perché non sono venti, non so che non sono venti, perché non sono i nomi delle applicazioni, ma sono i tipi di applicazioni. Sono andato a cercare un posto che fosse abbastanza accettabile dal punto di vista statistico, quali sono le applicazioni che utenti usano di più. Ho visto le prime 20, tra i primi ci sono subito gli antivirus e l'antivirus non ci serve perché i Linux e i virus normalmente non ci sono, però c'è anche l'antivirus perché? Perché se l'amico ti dà la chiavetta gli dici vedi che scoprirla che c'è un virus sulla chiavetta, quindi volendo potete installare l'antivirus anche sotto Linux. Poi, poi ci sono delle cose per dare un aspetto estetico al sistema operativo e vi garantisco che se volete dare degli aspetti estetici particolari al sistema operativo su Linux potete sbizzarrirlo oltre ogni limite, infatti se voi girate per i desktop di tutte le persone che sono qua dentro con un PC non ce n'è uno che sarà dopo l'altro. Poi ci sono i programmi per masterizzare, e anche lì ci sono due programmi per grande ragione su Linux che vanno benissimo e che fanno molto di più di quelli che fanno nell'ambito Linux, che tra l'altro non sono compresi nel pacchetto di solito, tranne uno diciamo di base molto minimale, no? E che però sono tutti perché lo so, lo scopiazzano in un originale, un nero a caso. Poi c'è il messaggio istantaneo, Skype, ecco Skype è quello che va per la maggiore, ovviamente quello c'è anche per Linux, anche se non è open source. Purtroppo il protocollo è ancora limitato, prima adesso c'è per Linux. Però c'è anche per Office Automation, una volta c'era solo Word, eccetera, ci sono Open Office Popola, no? Per cui Open Office e LibreOffice sono, poi vedremo un concetto di forza per Open Office. Quel browser, che vabbè, qui Firefox, poi cioè, ce n'è di tutto di più, insomma, sono quelli che usate anche questo Windows.
Internet Explorer. Poi ci sono l'email, per l'email quello che scopre di più è Mozilla Thunderbird, che è un programma di posta dove fate tutto quello che vorreste nella vita, più avete altri 100.000 plugin per fare altre cose che magari non avete nessun altro. Media Player, programma per ascoltare musica, filmati, eccetera. Questa cosa che Media Player, tanto per essere chiari, non è solo questione del programmino che fa girare, fa ascoltare la musica, ma ci devono essere dietro i cosiddetti codec. Quindi, tra virgolette, sono, chiamiamoli, componenti che permettono di ascoltare i vari tipi di musica nei vari formati. Tanto per essere chiari, il fatto che il fatto sistema operativo che è uscito l'altro giorno non legge l'audio di Disney. Il programma del punto di tocco, anche qua c'è un minuto di più, sono due programmi, diciamo, c'è il programma banale, Python, no? E il programma professionale, non so, Photoshop, quello professionale Gimp, e il Python c'è una versione che si chiama Python, per esempio, che è praticamente identico, più con tutte le funzioni che gli hanno tirato via, perché dovete sapere che nelle ultime versioni quel programma è stato ridotto anziché migliorato, no? Nell'ambito dell'altro ambito. Con dei vari, entro, vabbè, su Linux, gestore di download, ci sono più ricordi, avete solo la scelta, rispondete la suffiche. Adesso vi ho fatto vedere che in fondo i primi 20 pacchetti alla fine è tutta roba che trovate, se trovate tranquillamente, però potreste avere delle scelte specifiche, no? Se qualcuno di voi vuole una cosa un po' particolare tutta sua, che perché a cui l'altro serve così, va bene, ci sono anche delle scelte specifiche, ne tiro su qualcuno tanto per capire. Per la disabilità, chiaramente, c'è uno dei problemi di disabilità, oppure per scaricare dal cellulare, ma questa è una cosa più comune, no? Per sopravvivere tutti i cellulari, qualcuno per avere dei problemi a scaricare. Anzi, ci sono delle leggi in caso in cui non si riesce a scaricare in altri mondi e si scarica tranquillamente nel nostro. Per gli alberi genealogici, questo l'ho visto per caso, è un programma di questo bellissimo, è cagato. E l'ho visto per caso, e guardate, sono quelle cose che lui dice, ma io non ho mai visto un programma così. Poi un giorno magari salta fuori e dice una cosa per fare una certa cosa, che a trovare scopre che ce ne sono 5-6 programmi. Vi dico un esempio, il programma per visualizzare la radiografia mi hanno dato un DVD, no? Con la radiografia di mio figlio, no? E praticamente ho guardato, c'era un programma da installare che viene sotto Windows, ma scusate, ci saranno le foto di me. Sono andato a cercare, ho trovato il file con le foto che aveva un CM, ho cercato chi era il visualizzatore di CM sotto Linux, ne ho trovati 4, uno era un casino, non sapeva neanche da dove cominciare a usarlo, il secondo mi l'ha aperto subito e l'ho già fatto. Quindi vedete come molte volte non bisogna stare lì a correre dietro la lingua. Poi abbiamo visto che c'è quello per raccontare la chitarra, a me non succede niente, non ho la chitarra, non lo so suonare, però per chi la sa suonare ovviamente è un pacchetto di interesse. E poi questo mi è capitato l'altro giorno, per caso, per vedere le macchine delle grotte. Cioè, adesso io non pensavo che fosse il problema di vedere le mappe delle grotte, però c'è un programma che fa questo, no? Quindi per dire che tutti i casi specifici ci sono. Insomma, che cosa potrebbe mancarmi? Potrò avere una cosa così originale? Beh, effettivamente sono un programma che sta programmando, no? Quello probabilmente non lo trovo, no? Allora, i programmi che hanno problemi allora sono quelli scritti 10 anni fa, quelli scritti apposta per me in un altro sistema operativo, magari quelli che non sono disposti a sostituire perché mi piacciono quelli. Purtroppo c'è niente da fare, programmi specifici per altri sistemi operativi, oppure programmi su cui vi vengono dalla casa madre, per esempio una cosa che è tanto per i navigatori, no? Poi in realtà alla fine scopre che il programma da casa madre a un certo punto non viene preso male oppure non ti funziona. E allora nel mondo lì ci hanno sviluppato un pacchetto che invece ti apre le stesse cose, no? Per cui in certe situazioni magari ottieni di più con questo tipo di programmi che con gli altri. Poi altre cose che ci sono, per esempio, sono i programmi che vi vengono forniti con un determinato hardware. Cioè, se mi chiederà la stampante, i programmi del corredo della stampante, io inevitabilmente sarò costretto a, diciamo così, a non poter usare più pacchetti lì. Ma la domanda che vi faccio è questa: ma scusate, perché ho usato lo smartphone e i tablet e queste cose non le hanno? Perché io sento poi dire, vabbè, io ho paura di cambiare il sistema operativo perché nell'altro sistema operativo quelle cose non le posso fare, no? Ma il tablet
perché per quella cosa che non ti fate ne fate 10 nuove. Quindi porti qualche cosa in meno e tante cose in più. Su che computer lo fate girare? Non vi dico di farlo girare su una roba del genere, però diciamo che lo potete far tirare in live su una macchina mia, perché per esempio a me è capitato il caso che avevo una situazione in cui dovevo collegarmi a internet, non avevo la possibilità di installare niente sulla macchina, ho fatto prendere una chiavetta USB su cui c'è Linux, ho fatto il boot dalla chiavetta USB, ho attaccato la mia chiavetta per collegarmi a internet, io ho usato quella macchina senza minimamente toccare il contenuto di quella macchina, che è una strada che si può usare per esempio per usare la macchina di genitore. Certamente è una soluzione, perché è un po' pezza, non è una soluzione strepitosa. Oppure posso prendere un di solito che va rimesso su un PC vecchio, oppure semplicemente su una macchina che è stata assegnata appositamente. Anzi, ve lo dico, siccome lì non si accontenta di nato neanche proprio strepitoso, se comprate un dato che costa veramente poco, ci potete mettere su io di Dio. Su tablet, sul cellulare, sui media center, quando si va su questi dispositivi qua, però bisogna controllare che siano effettivamente abbastanza adatti allo scopo, perché ce ne sono alcuni su cui magari ci morite per farlo funzionare. Poi, allora in pratica uno dice, con l'industria ti allestisci una macchina su misura per le tue esigenze. Quindi abbiamo visto che devo la scatola di montare. Quindi io dico, io ho bisogno di una macchina, e loro mi rispondono, eccola. No, eccola un po', no? Cioè sì, questo lo potete dire a un professionista. Ovviamente io non voglio partire da qua. Certo mi fa piacere sapere che tutti questi pezzi li posso montare come mi pare gratis. Quindi molto più probabilmente vorrei una domanda del tipo, qual è il tipo di metodo di cui hai bisogno? Questa è la domanda alla base. Quindi che cosa mi serve? Quindi la base, il concetto di istituzione nascerà adesso. Vi faccio un esempio, guardate, ho messo il caso di un camion. No? Ho messo la scelta che ho registrato sotto con l'uscita, con dita la scelta successiva. Guardate questo esempio, no? Questo è proprio come esempio. La ditta che ha costruito la luce probabilmente non ha niente a che fare con la ditta che ha costruito il camion, che sicuramente non ha niente a che fare con la ditta che ha costruito le gomme, che non ha niente a che fare con quella che ha costruito i culloni. Però ci sono degli standard per cui a un certo punto c'è stato qualcuno che è stato in grado di montare questo metodo prendendo tutti i pezzi che servivano. Nel metodo Linux voi avete questa marea di pezzi e avete, abbiamo visto, anche delle dipendenze. Cioè io non posso montare una gru da camion senza il camion. Oggi la cosa bella delle procedure di installazione di Linux, no? Come è chiamato cosa che è possibile in altri mondi, diciamo così, di installazione che vedete magari in determinati smartphone, no? È molto molto facile, uno va in una specie di magazzino, un reposario, in una specie di magazzino, uno dice io voglio quel software lì, quindi io voglio il software della gru, se ci vuole il cambio ci porta dietro il cambio. No? Quindi non avete bisogno di lavorare sui singoli pezzi, non avete bisogno di conoscere tutta la catena, anche perché, attenzione, siccome abbiamo visto che ciascuno costruisce sulle idee degli altri, no? In pratica chi ha costruito la GNU non si è posto il problema di costruire il carro, perché è partito da dove erano arrivati gli altri. E questa logica è pari pari nella distribuzione Linux. Questa mappa qua che vi posso far vedere combinando perché è enorme, no? E in questo caso su internet troverete filmata, vi fa vedere per esempio come nel tempo si sono evolute le distribuzioni Linux. E vedete che a partire da due o tre primarie, la Debian piuttosto che la Slimware, piuttosto che la Red Hat, si sono create delle ramificazioni perché nel tempo gli sviluppatori hanno deciso di creare un progetto a sé stante e portarlo avanti parallelamente, e molte volte il progetto a sé stante ha fatto più successo di quello originario. Vi faccio una zoomata su questo ramo che avete visto prima in alto, che partiva da Debian, che è quello che arriva qua. A un certo punto vedete che da Debian è derivata una distribuzione che si chiama Ubuntu, che è una delle più diffuse al mondo, circa 20 milioni di installazioni, no? Da Ubuntu sono derivate delle nuove forme, Ubuntu.gde ed Ubuntu, quello per il mercato education e così via, no? Per esempio è uscita una nuova Linux Mint, perché? Perché a un certo punto non era più piaciuto agli sviluppatori come avevano sviluppato l'interfaccia, volevano farne una in modo diverso, perché l'evoluzione che aveva avuto non piaceva più agli sviluppatori, il gruppo si è diviso e ha creato un ulteriore fork, un'ulteriore derivazione. Questa derivazione qua in questo momento è la più salata. Si chiama Linux Mint. Ed è comunque vedete che dipendono tutte dagli stessi rami che praticamente sono delle modifiche di cose da parte. Questo sito qua è direi la BB
Bibbia delle istruzioni di Linux, si chiama Distro Watch. In questo sito qua vengono c'è l'elenco di tutte le istruzioni di Linux principali e anche quelle meno principali, che sono elenco di sito, e di tutte ci sono spiegate, adesso ho preso il caso di una spiegazione di una istruzione che lo ha tutti, che è una istruzione che probabilmente non molti conoscono, no? Vedete che c'è scritto chiaramente in inglese che cosa questa istruzione fa, che caratteristica ha, perché per esempio l'istruzione che nasce da macchine molto disagiate, cioè una macchina molto media, eccetera, questa qui è, una, è molto leggero, lavora bene, eccetera, eccetera, vi dice quante installazioni tecnologiche ha avuto nel tempo, negli ultimi periodi, quindi praticamente qual è la, diciamo così, se è ancora viva o se pure è qualcosa che va in disuso, no? E poi vi dà anche spiegazioni di cosa potete scaricare, il, dove trovate il forum di utenti che discutono su questa distribuzione, e così via. Insomma, ci sono tutta una serie di dati su tutte le distribuzioni, quindi se uno deve andare a scegliere, la scegliere di dentro. In realtà però la maggioranza di coloro che vanno dentro di DistroWatch non vanno a vedere l'elenco delle distribuzioni, perché quando vanno a installare le distribuzioni di Linux, chiedono l'amico e non devono mettere nessuno. Quello che c'è all'interno di DistroWatch è anche la super classifica delle istruzioni. In pratica, sulla base di dati statistici, praticamente vengono verificate quali sono nel tempo le distribuzioni più usate. E ovviamente, non fate caso, le principali sono quelle che citano di solito come nome. Abbiamo la Mint, l'Ubuntu, la Mageia, che tra l'altro è stata superata moltissimo, Fedora, OpenSUSE, Debian, queste sono un po' le storiche. No? Poi ci sono delle cose un po' esoteriche, la parte qualcuna è molto centralizzata, eccetera, eccetera, oppure molto settoriali. Ci sono delle distribuzioni, siccome abbiamo ritornato all'esempio di prima, dove dicevo mi serve una macchina, un camion, una cosa, ci sono delle distribuzioni che sono fatte per le scuole, per la QI, per la LIM, la macchina multimediale, cioè tutti i software installati per la macchina multimediale. Ci sono delle distribuzioni che nascono invece per esempio per fare per la musica. No? Quelle a bassa latenza, perché hanno l'esigenza della bassa latenza e quindi tutto deve essere strutturato così. Quindi sono distribuzioni fatte un po' per lui, addirittura per le scuole, per determinati tipi di scuole e così via. No? E praticamente queste sono la diffusione, dà l'idea di quanto è supportato dalla comunità e quanto è facile trovare materiale in rete. Se avete un errore su Ubuntu o su una di queste distribuzioni qua sopra, voi avete sicuramente un parco di persone in grado di rispondere a questo errore enorme, enorme. Andare su istituzioni un po' atipiche è un po' rischioso, proprio per il fatto che magari il supporto può essere decisamente inferiore. Vi faccio vedere anche come non siano posizioni consolidate. Ho fatto per curiosità una stampa di qual era la situazione nel 2010. Nel 2010 Ubuntu era praticamente quasi il doppio della seconda classifica che era Fedora. No? Se andate a vedere la situazione adesso, Ubuntu è al terzo posto, no? Cioè vedete come c'è un ricambio, c'è un ricambio in queste distribuzioni, però non è allora, diciamo che avete deciso qual è la distribuzione adatta a voi, perché avete detto che fa questo e quest'altro, oppure l'avete vista da vicino, vi piace, e dite quale devo installare, che versione, e qui la cosa del posto, la Rifi, l'Alger, 2.4.2, quando andate in un sito per scaricare la distribuzione Linux viene l'angoscia, perché ti danno una lista e se non ve la spiegano diventa veramente un caos. Ci sono dei siti dove si capisce bene, arrivi lì e dici prendi qua e scarichi l'ultimo che sia a posto, no? Altri invece dove ti danno una lista infinita di codici, sigle, nomi fantasiosi e cose di questo tipo, questi non vedo, sono per l'inglese. Praticamente voi andate a scaricare, non sapete magari che cosa andare a mettere su. Allora vi spiego un concetto che secondo me è molto importante, che è questo. Io faccio come esempio, non come esempio Ubuntu in questo caso. Ubuntu, vedete che ogni 6 mesi esce una nuova print del sistema. Se chiaro, potete anche aggiornare un sistema ogni volta, non è un problema. Chiaramente ogni volta che si fa un aggiornamento c'è sempre un piccolo grado di rischio, e nei grossi aggiornamenti è un grosso grado di rischio. Rischio vuol dire che magari intrattenendo l'audio non funziona più, per dire, no. Però di solito diciamo le cose ultimamente vanno abbastanza bene. Vedete che quando parte una versione sono delle versioni queste qua, che sono le cosiddette versioni LTS, lontan sapro, praticamente queste qua sono versioni che vengono supportate dalla casa madre, quindi dalla casa madre di spedizioni, in questo caso la Canonical, no? Per un tempo almeno di 3 anni. Ci sono le istruzioni addirittura che vanno avanti con
perché deve essere una cosa di una stabilità pazzesca che deve essere assolutamente verificatissima, no? Quindi hanno usano solo delle LTS. Quando esce la nuova LTS, loro partono dalle LTS precedenti e vanno alla successiva. Io installo quasi esclusivamente LTS, a meno che non sia per far giocare, per fare gli esperimenti, allora metto l'ultima versione che è appena uscita. Si rende conto anche di un'altra cosa, che in un sistema in cui la maggioranza degli errori la trovate proprio di, cioè degli errori, dei problemi che risolvete quando parlando con gli altri, se tutti abbiamo aggiornato nello stesso momento, non è ancora successo a nessuno, magari se il problema qui capita, e può essere difficile trovare la risposta al tuo problema. Devi aspettare magari una settimana perché ti rispondono i primi che hanno avuto lo stesso tipo di problema. Se invece tu l'aggiornamento lo fai dopo un po' di tempo, tu sei sicuro tranquillo che comunque in rete qualcuno che già capitato lo trovi. Quindi vedete che adesso in questo caso vado veloce, però questo preso dal sito, se vi garantisco, ci sono le date di scadenza del supporto delle reliquie, che non vuol dire che non vive la versione. Voi potete avere una versione che vive in eterno, perché? Perché magari gli utenti nel tempo lo portano avanti lo stesso, però resta il fatto che la casa madre non assicura l'aggiornamento. Questo capita anche negli altri sistemi e anche nei sistemi proprietari, solo con una differenza. Nei sistemi proprietari quando cambia il sistema operativo, lo stato software è libero. Quindi ho fatto un cavolo, no? E quindi dovete installare il software sopra, ma il software sopra nella maggioranza dei casi dovete ricomprarlo. Mentre invece sotto Linux, cosa succede? Che sta, mette a posto l'aggiornamento sotto, si aggiorna tutto l'albero, no? Se la flotta del camion, versione 2.0, non ci sta nel camion vecchio, no? Quando uscirà la flotta del camion 2.0 ci sarà già il camion 2.0 anche lui, con la 2.0, eccetera, eccetera. Quindi quando aggiornate sotto Linux, aggiornate tutto. Non solo il sistema operativo. Sistema operativo e programmi. Che problemi posso incontrare? Spero con questo. Ecco. Altro incompatibile, sempre più raro. Quali sono le cose più a rischio? Direi che è meglio, ormai cominciate abbastanza bene voi che avete così. Prima erano abbastanza bravi. Direi cose importanti. Fuori della webcam delle volte, stavo della webcam. Cose del genere. Quello che è il però in via di massa oggi viene visto un po' tutto, no? Allora, sufficiente, manca il CD, ecco, poi guardate che manca il CD non è un problema poco per alcuni, cioè quindi adesso vado lì, scarico la ISO, no? Quindi vado sul sito, scarico l'immagine, masterizzo l'immagine sul CD e scopro che c'è un notebook che non ha il CD, che non ha il CD. Perché effettivamente ogni notebook non c'è, quindi oggi le istanze sono molte volte da chiavetta, no? E molte volte bisogna entrare nel sistema per dire che il sistema parte dalla chiavetta, no? Se si fa tramite una cosa che si chiama setup, chiamate lo smanettone di fianco perché l'operazione è facile però è pericolosa. Quindi non fatela voi, fatela fare qualcuno che ne capisce, fa una cosa che ci mette un secondo e mezzo, praticamente devi dire quando parte il sistema prima di partire controllo se c'è una chiavetta, se c'è qualcosa sulla chiavetta cambi da lì. Questa è una cosa abbastanza semplice però va da prima della verità. Ma quante cose astruse vi verranno chieste? Quante difficoltà? Dunque l'installazione oggi è a prova veramente di tutto di ultima, no? Quindi la prima cosa che dice è che lingua parla italiano. Poi dopo dice, che cosa vuoi fare? Vuoi installare di fianco Windows 7? Vuoi schienare Windows 7 e metterci su Ubuntu? Vuoi sicuramente fare la seconda? E terzo, oppure puoi ridimensionare, se entrate qua, vi dico subito.
e dico di più che adesso vado anche a cercare su internet in Italia se c'è dovuto, così non mi sono gestito. Quindi ormai su questa parte qua è comunque. Mi sta a fare i programmi, la cosa più bella del mondo. Andate lì, c'è l'evento, dici voglio questo, voglio un programma per fare questo. Vi dico subito per alcuni programmi, viene fuori sempre la scheda, per alcuni programmi anche tradotti in italiano, per altri programmi un pochino più specializzati, magari lo vedete in inglese. Voi non avete fatto e installa. E se non volete il tuo programma, entrate lì dentro e dite, disinstalla. No? Cioè, non è molto difficile. Tenendo conto di una cosa, attenzione, quando vi muovete un programma su Linux, lo rimuovete, che si fa da ma quando vi muovete sotto altri ambienti il programma, metà rimane lì. Invece in questo caso, fate il caso che ho fatto prima, vi dicevo quello delle radiografie, ho usato il primo programma, non ci capivo niente, tiro via, ho usato il secondo, non funziona, e il terzo tanto, questo perfetto, tanto, questo mi va bene, lo tengo. Quindi vedete che in questo caso passate da uno all'altro facilmente. Quindi oggi l'installazione dei programmi è facilissima. Faccio ad esempio il programma non open, non open però che ce l'hanno un po' tutti, che vi faccio vedere che i programmi non open molte volte hanno prevedono già delle versioni per i principali sistemi Linux, non per tutti, no? Ci sono delle situazioni che si possono anche risolvere problemi, far funzionare anche per sistemi qua non citati, però diventa più complicato. In questo caso io non trovo per la versione 12 va bene anche a 34, va bene, 32.064 mili per la macchina che avete, se la macchina che supporta 32 oppure no, se vi sbagliate e fate girare 64 su 32, appena cerca di farvi invece, guardate come è chiuso, no? E di solito diciamo oggi le macchine devono tutte essere anche 64 bit. Quindi vedete che alcune cose si possono prendere da lì. La domanda è, ma c'è qualche programma che mi interessa? Allora, sia chiaro. Nel reposito di Ubuntu, quindi nel famoso magazzino di software di Ubuntu, ci sono 62.566 elementi, questo a 2 giorni fa, quindi penso proprio di sì. Fra un po', magari dopo qualche nome, ma molto veloce perché è stato un tempo avanti. Aggiornamenti e supporto. Conviene aggiornare? Volte uno chiede dubbio, ma io devo aggiornare il supporto? Ma se io lo tengo così, guarda che se è aggiornato o aggiornato, o una cosa che non va, o un buco da cui qualcuno può entrare e farti fuori la macchina. Quindi aggiornate. No? Nell'ambito serve, il discorso questo è un po' diverso, perché se una macchina non è esposta su internet, fa solo un certo lavoro, non ha rischi eccetera, in quel caso magari per creare un'instabilità in una situazione stabile potrebbe essere più difficile, più pericoloso. Che differenza ho con l'aggiornamento in altri sistemi operativi? Praticamente è quello che vi dicevo prima, si aggiorna tutto, dalla base fino all'ultimo programma, quindi tutta la catena viene aggiornata. E chi mi dà il supporto? Ci sono i soliti meccanismi. Allora, la prima base è il singolo della distribuzione, quindi se io sono su una distribuzione canonica, la canonica se volete c'è un supporto a pagamento, come ci sono i forni, e invece quello dove lanciano tutti i supporti gratuiti, vi dico subito che quando voi andate in un supporto a pagamento, quello del supporto a pagamento va al forno, va sui forni a questo forno, quindi non è che cambino molto le cose, ecco, perché i forum sono la base, cioè la discussione degli utenti sono la base di tutto, lì c'è la casistica di tutto quello che capita. Poi ci sono i loop locali, quindi l'associazione tipo la nostra, no? Dove potete, se vi iscrivete alla mailing list, voi vedete un qualcosa che non si muove niente, un giorno lo fanno domanda incasinatissima, 3 secondi dopo c'è una risposta incasinatissima. Quindi sembra che non ci sia nessuno, ma siamo tutti lì a guardare come vengono loro che venga fuori qualcosa. No? E in ogni caso, se qualcuno si ritiene abbastanza scappato in informatica, senza essere diciamo, un genio di informatica, vedete, venite, partecipate, costa sembra 15 euro l'anno di iscrizione, però la loop non è che sia una cifra di quelle di una pizza, insomma. E per quanto riguarda altre cose, vi dico subito, quanto riguarda i professionisti, vabbè, ci sono le aziende che danno supporto su Linux, questo è normale, è lo stesso, una partita di famiglia, eccetera. Come possiamo contribuire? Possiamo contribuire anche se non siamo sviluppatori di software? Possiamo aiutarci a vicenda? No? Allora, ogni istituzione software anche aiuta, praticamente ogni istituzione software che ha le persone gratuite ha una comunità di persone che aiutano a supportare questa distribuzione e si può partecipare, ognuno ha le sue regole per partecipare, vi ho sentito stamattina per, addirittura per contribuire al kernel che è praticamente il nucleo principale, si può contribuire anche lì, certamente, certo che vi fate quel nome se riuscite a entrare dentro, ma per entrare dentro dovete viaggiare, ecco. Quindi siamo uno sviluppatore, quindi chi scrive programmi, però non solo, siamo anche destra, chi prova i programmi.
servono anche quelli che li traducono i programmi, quindi non necessariamente dovete essere in un quattro. Servono anche chi li dopodiene, ecco, questa è una cosa, chi di voi risolve il problema, sarebbe giusto che in qualche modo postasse la soluzione di questo problema da qualche parte, in modo che anche gli altri possano usufruire della soluzione del problema, che è una cosa che noi facciamo abitualmente, no? Ognuno di noi sa qualcosa, magari io ho un blog, altri hanno altre cose, dove magari posto queste soluzioni. Poi c'è chi divulga la causa Linux, e quello è il lavoro un po' di tutti, no? Qua dentro, e che sono tutti attenzione, di tutta gente che fa la cosa gratis e lo fa perché crede in questa cosa, crede che sia una cosa diversa. Poi ti aiuta quelli che gli stanno accanto, ecco, quindi questo è probabilmente una cosa che dovete fare. Dovete entrare per esempio che sono dedicati di spostare la testa. Vabbè, comunque. E se avete il proprio portafoglio, questa è sempre una terza ipotesi, un'ultima ipotesi, se uno dice io non ho tempo, non lo vale, non mi piace, non c'è problema, fai una donazione a canone, compri un milione di supplementi per fare la luce, sono lì fuori, sono bellissime, non posso mancare nello studente moderno, no? Quindi se voi andate lì, prendete questi supplementi, fate una offerta per la luce e dovete pagare questa roba, quindi fa solo bene. E i programmi non vi faccio l'elenco perché sennò stiamo qua 20 anni. Vedete, io ho cominciato perché comunque purtroppo mi mangio mezzo schermo, se non lo compro. Comunque, adesso posso anche spostare, eccetera, eccetera. Vabbè, insomma, ci sono elenchi, programmi che fanno le cose piaciute. Sono una montagna. Vedo qualcosa a caso. Fare stand. No? Strumento per gestire fare, ma che sono quelli più tecnici, perché sono uno meno. Vabbè, diciamo, non, allora, l'elenco vi darò l'indirizzo dove andate a vedere se lo avete da vedere, perché comunque è un elenco mostruoso ed è un sottoinsieme dei famosi migliaia e migliaia di programmi. Trovate qualcuno dei programmi che sono stati citati prima, che parlo a lui, no? E guardate che una cosa che capita spessissimo, non lo dice, che programma usi per fare questo? Io uso questo, allora lo vado a provare, mi piace, non mi piace, beh, poi uso questo perché mi piace di più. È una cosa che capita frequentissimo, infatti quando mi ha dato il suo elenco l'ho subito confrontato con quelli che uso io e c'erano due o tre perle che non avevo mai visto e sono andato a vedere. No? Lui probabilmente se va a vedere l'elenco e dirà, cavolo, ma questo qua, mille video, non l'ho mai usato, bellissimo, mi fa perché è una perdita. Quindi andando a girare dei top trovate veramente di tutto. Io ho fatto un po' un elenco di quelli che secondo me sono top più belli, mi viene uno di tra quelli che c'hanno tutti, quelli diciamo un pochino più interessanti per casi particolari, beni altro tecnologico, no? E poi tutti più tecnici per fare delle cose tecniche, che sono delle cose di sistema. Poi sono delle intere distribuzioni per fare delle cose particolari, per esempio c'è Condensina, la Condensina è una distribuzione che serve per fare il backup della macchina, la fotografia della macchina fuori, no? È una live, cioè mettete in CD, fa una copia, da lì al disco esterno, cose del genere. Wild.OS, per esempio, è una distribuzione che serve per partire dalla macchina dalla CD e per far funzionare la linea, la lavagna comunque ideale, e quella la macchina che si fa semplicemente con una penna, con l'infrarosso e il comando della UI, no? E così via. Poi ci sono giochi, su giochi adesso anche qua c'è infinito, no? Poi ci sono i giochi educativi per i bambini fatti su progetti proprio di scuola che si sono messi lì, hanno creato software per l'infanzia, eccetera, eccetera, dove sono spiegati perché, per come è stato fatto questo software, eccetera, eccetera, da solo di Complis è praticamente un insieme enorme di software di questo tipo di didattica. Vabbè, poi ci sono anche dei programmi proprietari, qualcuno su Windows lo faccia tirare, per esempio io faccio tirare Skype, VMware, magari vi faccio vedere un secondo solo se c'è un attimo, e di più il programma di teleassistenza, perché lo lancio io e dopo la macchina la metto a posto. E praticamente poi sono i servizi, ma questi li conoscono, diciamo così, in tempo. Adesso per esempio su questa macchina qua, vedete, ho in questo caso Ubuntu, però ho Ubuntu in una versione, vedete, insomma, su con distribuzione che permette di fare un po' di effetti speciali e possibilmente di trovare la macchina. No, in questo caso funziona. Allora, in questo caso qua, guardate, questo che vedete dentro in realtà è un altro sistema operativo. Questa è quella che si chiamava SUD, la OpenSUD. In pratica ho fatto girare una macchina virtuale, quindi c'è una finta, c'è una finta, una vera macchina che la posso usare in questo momento, come tutte le altre, con una perdita di velocità anche abbastanza relativa, dove vedete per esempio come si presenta diversamente la schermata di una macchina che usa un ambiente che si chiama Katalie rispetto a uno che usa un ambiente che si chiama Chrome, anzi nel mio caso si chiama addirittura Community, che sarebbe la versione che ha fatto recentemente Canonical.
che somiglia molto al Mac, e che quando voi lanciate un applicativo, questo applicativo praticamente va, lo vado a selezionare la mancava, non si sa, non da poco, perché quella bisognerebbe mettere a posto lo schermo. Prova a cambiare subito, solo che vengo di male. Mi dispiace, non vedete la barra di fianco perché è la più significativa di tutte le cose che ci sono qua dentro. Vediamo se riesco a mettere l'altra parte. Si può mettere l'altra parte, non lo so. Cioè praticamente sulla sinistra c'è una barra in cui dovrà selezionare i programmi. Potrei usare un sistema molto più lucido. Fare così e dire questa barra che vedete qua è quella dove io vado a selezionare i programmi. E questa barra qui è quella che praticamente è creato un po' di discussioni perché qualcuno diceva ma mi piace, non la trovo comoda, eccetera, eccetera. In realtà nasce perché siccome si va verso i tablet, che è stata concepita per lavorare con i touch. E siccome fra un po' vedete un proliferare di touch, ok, allora adesso abbiamo censurato, direi che faccio solo vedere un'ultima cosa e quello che mi lascio. Allora praticamente io spiego questo PC. Questo PC che gira Paolo, che Paolo mi si è staccato il proiettore. Non vedete niente, mi dice niente. È ritornato così. Ok, adesso io spiego questo qua. E in questo caso, per esempio, sto usando un programma che si chiama WebAware. No? WebAware è una riesce a partire dalle macchine virtuali, in pratica sono dei failoni che contengono il PC completo. È un PC a tutti gli effetti, soltanto che è andato dentro un'altra macchina. È una cosa molto comoda perché per esempio se io devo fare degli esperimenti ho macchine virtuali di tutti i tipi e posso passare anche i file da una macchina virtuale all'altra. Per esempio se io in una finestra faccio girare Windows, no? Prendo il file e lo faccio dentro Windows, dalla mia macchina. Quindi in questo caso vedete io qua per esempio avevo preparato per la presentazione dei principali istituzioni Linux e open source che era quella che c'era aperta prima. Se mi fa quello che lo faccio vedere. Cosa volete vedere? Ma se io ho vinto? Vinto. Allora andiamo con Vinto, vediamo come si presenta Vinto. Allora in questo caso sta partendo Linux Mint e quindi vedete che non è più un punto di là, c'è la macchina parte, l'ho accesa, non c'è solo la macchina di solo, mi sta partendo. WebAware è un programma che non è open source, però è gratuito. E comunque ci sono anche VirtualFox, per esempio, che invece open source. Quindi in questo caso sto usando questo perché è piegato per abitudine perché ho una marea di macchine virtuali, non è così. Vi dico subito che il bello della macchina virtuale è che essendo un failone si puoi fare il backup di tutta la macchina con tutta la situazione dentro, così com'è, prendi il file e lo fai dall'altra parte. È un failone magari da 20 giga o del genere, però mentre mi sono il problema di tutti. Adesso sta partendo, aspettiamo un attimo che finisca, dopo di che vi lascio perché vi vedo abbastanza stressati e spenati. Chi rimane nel pomeriggio avrà la seconda mancia che è un po' più pesa da più tardi, perché per me infatti noi valutiamo quanto uno è bravo sul grado di resistenza della persona. Allora ecco qua, vedete che è partito il sistema, no? Vi dico subito che molte volte la scelta di istituzione è fatta su quanto è dentro, quanto viene con l'effetto speciale che è dentro. Per cui, molte volte io le persone dico, ah, questo è un fantastico, poi che vai vedendo i chermi in presidio, perché qua dentro mi piaceva lo sfondo, mi piaceva il colore, mi piaceva questa scelta. Vedete che adesso quello che sta ancora caricando, no? In questo caso sta ancora caricando, si rende conto che eccolo qua, schermata qui vedete che c'è un menu qua in basso, si ha un menu qua sotto così, e praticamente la scelta di menu è fatta in modo diverso, ma i pacchetti sono gli stessi, i programmi sono gli stessi, quindi l'impaginazione complessiva che cambia. Quindi qua vedete così, hanno messo la barretta sotto, se andiamo a vedere quest'altro fuori c'è invece la barretta di fianco che non vedete, poi posso scrivere il nome del file qua e cominciare a scrivere e vedere l'iniziale del programma che vado a lanciare la via. Sono scelte. Vabbè, allora questo deve aver messo la luce dell'orecchio. Direi che se avete una macchina vecchia, piuttosto che una bella di radio,
dati della vedete vedere che sono contentissimi perché attenzione, 50 lingue sono supportate, quindi c'è anche il russo, che è tutte queste cose qua. Vabbè, direi che sì.
che uso, comincia con la carpa, mettete carpa dietro. Se vedete gli altri comincia a creare un mondo, mettete il mondo di quella delle due facce che ho fatto. Nulla di vieta appunto, signor Giulio Paolo, di usare la carpa che si trova dietro, per inserire la carpa dietro. No, anche perché sia chiaro, io uso un nome, però per dire, per me K3B è un bel programma di personalizzazione che c'è in giro, e io ci parlo K3B e non me ne frega niente. Quindi alla fine la cosa bella è che voi vi abituate a usare certe software, usate sempre quelle. Poi potete anche cambiare tutto l'ambiente sotto, che sono sotto, sono sempre quelli che vanno là. Avete qualcun altro domande? Volevo chiedere come funziona Wine. Allora, Wine è un praticamente un sito, non è un emulatore perché sarà niente che sbagliato. Comunque diciamo, è un meccanismo che permette di lanciare applicazioni vi dico subito che è una cosa che si può usare in determinate situazioni, se il programma è particolarmente piccolo, che non usa particolarmente cose strane, tipo Microsoft, per esempio, diciamo funziona quasi sicuramente. Se cominciate ad avere qualcosa di molto articolato, no? Allora può essere che non funzioni e bisogna utilizzare cose che funzionano un po' meglio, perché non c'è solo Wine, che è quello diciamo di base. No? Però vi dico subito che nel tempo all'inizio era un problema che era molto sentito perché c'era tutta roba che non funzionava. E oggi il problema non è più tanto sentito per il fatto che il 90% di quello che si fa di là con un software che lo fa bene. Per cui a quel punto è proprio l'ultima ruota del carro quando proprio non hai più alternative, non hai le provate tutte, allora puoi anche provare a dire, vabbè, allora facciamo girare la versione per Windows, secondo me. Vi dico di più, in altre situazioni io risolvo dei problemi alla rovescia, per esempio mi è capitato che c'era un driver che non era verso di far funzionare un collegamento in rete, no? Per problemi di driver cosa ho fatto? Ho creato una macchina virtuale, così, l'ho messo una macchina virtuale, la macchina sotto è una macchina Linux che va in rete perfettamente e quella macchina va in rete attraverso la macchina Linux. Quindi delle volte si possono fare delle cose stupende come cose di volte. Quindi io volevo sapere qual era il funzionamento. Vabbè, il funzionamento praticamente sono state praticamente create delle librerie che sostituiscono quelle del mondo. Però non è proprio così, se guardi in dettaglio solo tu dovete chiedere a chi ci programma su che magari si muove. Mauro era giusto come vedete. Comunque non è un emulatore, questo. Direi che siete entrati perfettamente nell'ottica, diciamo così, del top di Paolo, cioè proprio di fare un momento in cui ovviamente la domanda e le risposte non sono anche nostre. L'ultima domanda, probabilmente. Scusate, ci posso una cosa. Ho trovato il modo di far rivedere la tavola. Non è vero che si può. Penso che spostasse anche la barra resta ferma fino a tutto il resto. Vabbè. Dimmi. La domanda che volevo fare è questa. Linux, qualsiasi versione, può essere installata su un computer anche non troppo recente, adesso, sì. No? Ma si può fare anche diciamo, una partizione del disco del proprio computer con Windows? Certo, allora ci sono varie soluzioni. Ci sono, per esempio, c'è una soluzione di Ubuntu che io sconsiglio, che per esempio consente addirittura di usare una directory praticamente del disco Windows, no? Per installarci Ubuntu e farlo partire da lì. No? Però perché lo sconsiglio? Perché se mi capita per qualche motivo un problema nel mondo Windows di formattazione di dispositivi, oppure un inchiodamento per cui i file si scollegano, eccetera, eccetera, la parte Linux salta totalmente, no? Perché sono oltretutto dei file molto grossi, quindi spesso sono aperti e quindi il rischio è molto alto. Ubi si chiama questo sistema di installazione. Se no, invece la normalità è che una partizione Linux e una partizione per Windows. Dirò di più che le ultime installazioni si occupano anche del ridimensionamento delle partizioni, cioè quando tu entri ti dice già vuoi che ricavo che utilizzo una parte per diciamo le ultime sono anche in grado di rimpicciolire l'altra partizione ovviamente per la parte non piena, no? E di installare quell'altra. Certamente sono operazioni rischiose, molto più facile attaccare un secondo disco rigido nella macchina, partire, formattare il secondo disco rigido e installare tutto di sotto. E quando parti scegli se parti uno con l'altro, questa macchina qua parte con anche questa qui, con questa
può essere anche un disco esterno? Sì, sì, beh, anche un disco è più lento, quindi lo, cioè, a meno che non hai un'interfaccia veloce, un disco usb ci pensare in una volta, cioè si può fare, però bisogna avere la pazienza per quando parte. Meglio sarebbe installato su una macchina diversa che abbia solo scambere. Sì, oppure no, perché se hai una porta esterna veloce per la gestione dei dischi, non potrebbe anche farlo, oppure puoi anche, come dico, io lo facciamo sulla chiavetta, cioè ho la chiavetta intorno e faccio tutta la chiavetta. Oltretutto attenzione che tutta la chiavetta è meglio per tutta CD, perché per dire in Ubuntu, per esempio, ecco una funzione che dice scaricami tutto sulla chiavetta, sì, poi lo spazio per ricavare quei dati, e tu gli puoi dire quanto. Nella chiavetta non solo vai a far partire Linux, ma ci vai anche a scaricare dei file, a leggere e così via, cosa che invece se tu hai con una live su CD o DVD non lo puoi fare, perché quella sola lettura è qui dentro, l'unica sarebbe andare a scrivere un disco interno della macchina. Avete domande, curiosità? C'è qualche argomento che è stato trattato questa mattina? Approfondire, per i vostri professori, se c'era qualche punto che volete che riprendiamo per discutere per approfondire meglio. Oppure anche altri relatori che hanno già parlato, che vogliono approfondire ciò che hanno parlato di commento. Vabbè, direi che vi vedo tutti molto provati, quindi adesso volete andare a tavola da sotto. Io vi saluto e spero per quelli che ci sono poveriti, sia numerosi, perché lì si vedono spiegato dal mondo Linux, però oltre ai programmi lavoro qua, per esempio io,
sono costretto a usarmi, quindi nello specifico ad esempio ci faccio girare Simaio, che è un software di simulazione di ottica ionica che traccia delle traiettorie di particelle carica che magnetici, quello gira perfettamente su Dubai, e ovviamente nei mesi che ci fanno girare anche il Torello Ceros, che è un CAD incredibile usato dalla nostra specie meccanica. Posso dire che quelle linee anche su Dubai non sono quelle nuove, perché ho convinto che ho installato ormai in qualità, se non ho la costruzione. Il vantaggio che trovo io è che se si trova un software che gira su Dubai, basta avere un secolo di motore completo, un utilizzatore completo per vedere la routine, è molto più leggero, non si deve caricare la macchina virtuale e utilizzare